11 aprile 2017, Cala Sanzio, giornata della storia, una giornata dedicata a Cefalonia per non dimenticare le vittime della divisione Acqui in quel settembre del 1943. Sono state queste le ragioni per cui io ho voluto dedicare un libro che si titola Cefalonia, io e la mia storia, perché è stata una storia da me vissuta personalmente, il ricordo di uno zio che non è più tornato da Cefalonia. Io quindi ho raccontato questa storia che in realtà ho sempre vissuto sin dall'infanzia. Sono stati per me attimi dolorosi perché mio zio non era disperso, non era disperso, ma che cos'era? Secondo tanti era morto. Per me invece e per la mia famiglia era disperso. Disperso perché la parola morto non si poteva pronunciare. Io quindi in questa giornata ho voluto ricordare queste vittime con interventi tra cui il generale della divisione Acqui, Antonio Vittiglio. Ho fatto intervenire reduci e familiari. Sono molto contento che in questa giornata ho voluto dare spazio al valore di bandiera, alla nostra patria, e per questo ho ritenuto di far rievocare le musiche dell'epoca con Irmo Marini, un maestro della fisarmonica, il quale con il suo suono Mamma ci ha riportato nell'epoca, ci ha riportato nell'epoca con questo suono e soprattutto con l'inno d'Italia. Io ringrazio Irmo perché mi hai fatto vivere quegli attimi che io ho scritto nel libro attraverso la canzone Mamma. Tu a che cosa pensavi? Allora, buonasera innanzitutto, per me è stato veramente un momento assai emozionante. Ho sperimentato delle sensazioni che mi hanno riportato indietro nel tempo. Non è la prima volta che mi esibisco in pubblico, ma vi garantisco che è stato commovente. Poi essere circondato da tanti personaggi che hanno veramente segnato un momento significativo. Ringrazio il dottor Di Michele Vincenzo per avermi dato questa opportunità. Buonasera.